Ben ritrovati a tutti in visione e dall'ascolto di PFU Channel, il canale telematico della pallacanestro femminile di Omatic Umbertide. Quest'oggi il secondo appuntamento con la rubrica intervista doppia e per l'occasione abbiamo scelto due ospiti di eccezione, due giocatrici che non avrebbero bisogno di alcuna presentazione. Uso il condizionale perché, ahimè, hanno scelto di presentarsi in incognito, quindi io non prima di averle ringraziate, grazie per essere qui ragazze, chiedo loro di salutare tutti i nostri utenti e i nostri tifosi. Buonasera. Ciao campioni. Facce conosciute. Incominciamo subito. Il vostro soprannome? Patti Pili. Ah, dai, sai, te lo ricordo. Come no? Volevo tornare un attimo indietro. Avranno gradito molto i nostri tifosi, tanti tifosi in visione, il saluto in perfetto slang umbertidese, quindi qualcosa questa esperienza sta lasciando. Quando hai cominciato con il basket? 8 anni a Marsala, e più o meno 10 anni fa a Roma. Titolo di studio? Diploma e laurea in corso, speriamo prima possibile. E diploma e basta in corso perché... Pregi e difetti? Allora, diciamo che io dirò i soliti, pregi e difetti, e lei i miei. E allora, secondo me lei è una persona estremamente dolce e sensibile fuori dal campo. In campo è una persona determinata, spesso concentrata, sa leggere il gioco e potrei continuare tanto in realtà. Però basta, se no poi si monta la testa. È tanto unica. E invece come difetti, secondo me a volte è un po' permalosetta. E secondo me, allora, per pregi no, ci sono veramente tanti. Quello più importante è la sua perseveranza, il fatto che è una persona molto affidabile, e diciamo che sono gli aggettivi che la caratterizzano maggiormente, mentre i difetti forse ha un po' di poca autostima. E si veste un po' troppo da figlietta, secondo me, però. Quando avrà visto i 7847 contatti di questo spazio sarà sicuramente molto più felice di com'è e di quello che ha. Come hai detto giustamente, secondo me è abbastanza. Andiamo avanti. Un aggettivo per la vostra squadra? Imprevedibile, secondo me. A Roma si dice terribile. Quello... O 4 visi, 4, 1, 2, 3, 4. A beneficio dei nostri utenti, vuol sapere quante lì aveva più terribile. 4. Ok. Un aggettivo per Lollo Servente, attenzione a questa qua ragazza. Diciamo che gli aggettivi li lasciamo da parte, ma è una persona secondo me passionale, nel senso che mette proprio passione in tutto quello che fa e riesce a tirare fuori il meglio da un giocatrice, secondo me. Io condivido i suoi stessi aggettivi e direi un po' estremo, e sì, però in senso buono, estremo, anche un po' genuino, dai, un po' sai come lo yogurt di soia, abbastanza buono. Non so se a lui piacerà essere accostato allo yogurt di soia, ma comunque se è genuino mi sta bene. Un aggettivo che qualifichi la vostra esperienza umbertidese fino a questo momento? Io più che un aggettivo, diciamo la definirei un percorso di crescita. Siamo arrivati qui un po' come tutte le giovani, partendo dal molto basso, cercando di sacrificarci, di dare il massimo giorno per giorno, qualsiasi ora del giorno e della notte, e per cercare di migliorarci, quindi lo definirei di crescita appunto. Anch'io assolutamente, sono venuta qui per crescere, sono partita decima, adesso mi trovo a entrare in quintetto basile amichevoli per adesso, e quindi penso fondamentalmente di crescita, poi è stato abbastanza lungo perché ormai questo è il terzo anno e spero che sarà anche più lungo di della permanenza. Insomma. Tranquillizza i nostri tifosi. La compagna più simpatica? Beh. No, non vale, eccetto ovviamente voi. Vabbè, Nuria. Sarà felicissima Nuria Martinez. Andiamo avanti. La cosa che in campo vi riesce meglio? Ahimè, difendere.
mi piace anche, quindi no, sono contenta di perdere. Di perdere, e anche per me, e in vista della prossima partita direi anche strappare il camacchio. Questo fu un grido di battaglia che veramente molto molto interessante. Il momento più bello fino a questo momento nel basket? Allora, il momento più bello personalmente è stato quando abbiamo vinto la promozione in A1 con Pozzuoli, e poi l'anno scorso le Final Four di Coppa Italia sono state un'esperienza davvero profonda e stupenda. Scusami Sabri, io volevo ringraziare subito la DKVIA perché il momento più bello suo fa chiaramente rima con il momento più brutto della pallacanestro di Bertilesi, la sconfitta di uno contro Pozzuoli. Grazie a nome di tutti gli utenti in questo momento collegati. No, grazie a te, non ti preoccupare, prego. Per me il momento più bello è sempre in Coppa Italia, però è stato proprio vincere a Taranto con tutti i tifosi, l'applauso, uscire, tutto l'applauso è stato fantastico. Praticamente l'inizio della stagione splendida della scorsa anno sportivo. Il momento più brutto invece? Io il mio già l'ho detto. Il momento più brutto in realtà non te lo so dire, perché per me qualsiasi momento, anche la peggior partita o la peggior sconfitta, serve a qualcosa, serve a migliorarci, quindi il momento più brutto secondo me nella vita di un atleta è l'infortunio, potrei insomma così. Il momento più brutto personalmente per me è proprio non riuscire a fare quello che vorrei, perciò non essere d'aiuto alla squadra, quindi non un momento preciso della pallacanestro. Obiettivi per la nuova stagione? Obiettivi personali, individuali, come ho già detto tu prima, è quello di crescere individualmente il più possibile, ovviamente con lo scopo, al fine di poter aiutare meglio la squadra, ovviamente. Personalmente vorrei essere molto più presente a livello offensivo e cercare di mantenere ovviamente la difesa che ho avuto in questi anni. Di squadra, secondo me non serve neanche dirlo, cioè, è una cosa fatta così, insomma. Ecco, fra l'altro ti riaggancio subito alla prossima domanda, una botta e risposta con voi. Chi vincerà lo scudetto? Noi no. Chi vincerà la Supercoppa? Noi. Quindi gli obiettivi per la prossima stagione sono già belli, che raggiunti, possiamo anche certamente possiamo smettere a Natale. Andiamo avanti, un numero, il vostro ranking, nel vostro ranking dove arriverà la Aeromatic Convergine? Dove può arrivare la Aeromatic Convergine? Per mantenerci larghe, le prime 5 posizioni secondo me sono assolutamente alla nostra portata. Io sinceramente per scaramanzia non vorrei dirlo, però al vertice lassù in cima. La tua giocatrice preferita? A me una è difficile trovarne una singolarmente, diciamo che sono un po' appassionata e affascinata dal ruolo del playmaker sin da quando sono piccola, quindi parto da Costalunga Taranto, da Bastiani, da Cirone, ovviamente per arrivare a Francesca Zara. Io rimango sul suo stesso ruolo, playmaker, cioè di Battista nel senso. Ma cioè, come no? Qua ormai esatto, una vecchia passione di infanzia. La prima e l'ultima. Andiamo avanti,